Lassù tra le stelle dirai al Signore che un vil peccatore tue lodi cantò. In verità io vi dico, viene l'ora, ed è questa, in cui i morti udranno la voce del Figlio di Dio, e quelli che l'avranno ascoltata vivranno, come infatti il Padre che ha la vita in se stesso, così ha concesso anche al Figlio di avere la vita in se stesso. E gli ha dato il potere di giudicare perché è figlio dell'uomo. Non meravigliatevi di questo. Viene l'ora in cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce e usciranno quanti fecero il bene per una risurrezione di vita e quanti fecero il male per una risurrezione di condanna. Da me io non posso far nulla, giudico secondo quello che ascolto e il mio giudizio è giusto, perché non cerco la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Questa pagina meriterebbe più tempo per approfondirla, ma il fatto centrale è la unicità, unicità del padre col figlio. Quando il padre e il figlio dice, anche io alle volte non lo so, parla come uomo, è vero, ma è Dio, quindi come Dio sa tutto, come Dio vuole al padre. E per avere anche un raccordo ancora più profondo, per dire che è Dio come il padre, la stessa natura del padre. Quello che fa il padre lo fa il figlio, Dio il padre, Dio il figlio, Dio lo Spirito Santo. Questo è importante, noi cattolici dobbiamo saperlo, per non fare un falso ecumenismo. Falso ecumenismo, beh, abbiamo lo stesso Dio. No, Dio è uno, ma non è unico, capite? Il Dio dell'Islam non è un Dio dei cristiani perché chi nega il figlio nega il padre. Questo dobbiamo dire. Chi non ha il figlio non ha il padre, Gesù l'ha detto. Come questo è lo stesso Dio di chi uccide non vuole Cristo, anche se lo metto cioè il profeta al di sotto dei momenti, è assurdo, è Dio. Tanto è vero che lo hanno riconosciuto. E leggete il Vangelo, quando lui parla che sono Dio, fatte anche ora. Non soltanto perché Dio è stato, ma se fa Dio, uccidiamolo! E lo uccidono. Gesù cosa dice? Camillo, predica, vai a tutti i popoli. Chi crede e si battezza sarà salvo. Chi non crede già è condannato. Questo la Chiesa Cattolica deve predicare. Non per un falso buonismo. Per un falso buonismo facciamo un'unica religione. Uniamo tutti i musulmani, cristi, buddisti. No, no, non puoi mettere nella stessa pentola i ceci, la marmellata, devo buttare tutto. No, non c'è altro Dio fuori che me. Quello che si nega oggi è questa pagina di Vangelo. Si nega che Gesù Cristo sia Dio e per non offendere gli altri mettiamo tutti insieme, questa è bestemmia. Questa è idolatria, questo è tradimento. Ma perché lo dico sempre? Perché io sono cristiano? Perché siete cristiani? Perché noi non veniamo dal paganesimo? Perché gli apostoli predicavano, c'è un solo Dio, no, 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 rinnega la fede. Sono morte tutte di morte ammassata. Perché? Per predicare c'è un solo Dio, Gesù Cristo. Loro morivano. La testa come Giovanni Battista cade a terra e arriva fino a noi, parla, parla. E noi siamo cristiani. La lacuna, il male di oggi è, ripeto ancora perché devo entrare qua, altrimenti l'ignoranza all'inferno porta, Gioia mia.
E soprattutto quando poi si insiste diventa presunzione. No, chi non onora il figlio non onora anche il padre. Abbiamo avere il coraggio, con rispetto. La Chiesa Cattolica non impone. L'Islam impone. O ti fai musulmano, ti ammazza, ammazzami. La Chiesa Cattolica propone. Questa chiarezza dobbiamo averla, altrimenti per un buonismo neghiamo Gesù Cristo. Andate, predicate, non c'è altro Dio fuorché me. Allora questa pagina veramente ci consola, perché avendo Gesù Cristo, avendo, abbiamo Dio, abbiamo tutto, e avendo Lui abbiamo la pace nel cuore. Perché non c'è pace? Oggi si vuole avere una sola religione. Il termine è un nuovo ordine mondiale. Questo è falso, questo è Satana che governa, e c'è la cupola massonica satanista che governa il mondo, gioca il mondo. Satana è intelligente, ma volontà di male, astuto, bugiardo, falso, e inganna anche gli uomini di chiesa, inganna battezzate, uomini di chiesa anche del vertice, li inganna per un falso buonismo. Il buonismo non è bontà. Tu tra le stelle dirai al Signore che un vil peccatore tue lodi cantò.